Caffeine. Caffeine. More music for everybody. Siamo nel 1979 per questo disco che ha fatto la storia della radio, Donna Summer. On the radio, qui su Caffeine, Vincenzo Carcione, e è arrivato Nicky. Ciao Nicky. Buonasera, buonasera a tutti. È arrivata anche la Gabri. Ciao Gabri. Hai sentito il profumo? Assolutamente. Prima il profumo e poi sei arrivata a te. 10 bocciate Scusa, di profumo così. Scusami, come? Per me cosa hai sentito? La puzza? No, ecco. La tua virilità. Ah, allora possiamo andare d'accordo. Signori, è qui con noi oggi presente l'ospite di questo appuntamento di Caffeine. C'è il docente di arti marziali Roberto Andaloro. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti voi, grazie per avermi invitato, sono contento di essere qui. Caffeine guest. Benvenuto Roberto, noi ci conosciamo da tantissimo tempo in verità e vorrei capire quando inizi a innamorarti di questo settore sportivo che è veramente affascinante. Ho iniziato prestissimo, era il 1990, questo la dice lunga sulla mia età. E avevo 12 anni e ho praticato intensamente e costantemente insieme anche a mio fratello Salvatore, che non è qui con me, che salutiamo. Nel 2002 insieme a lui abbiamo creato un programma sperimentale chiamato appunto CAT Program. È da anni che sento questa parola. Roby, ci spieghi questo CAT Program cos'è? CAT Program è una delle migliori risposte tattiche alla violenza urbana presenti oggi sul territorio italiano. E attenzione, intanto parliamo di violenza urbana, quindi di aggressioni violente. Sottolineo risposta tattica. Io non ho parlato di sport, non ho parlato di arti marziali, perché lo sport è un confronto di abilità con delle regole e quindi per quanto duro sia non ha a che fare con le aggressioni, con il confronto in strada. L'arte marziale oggi in Occidente viene vissuta più come arte, come hobby, e quindi è una cosa ben diversa. E noi invece CAT Program si occupa di, l'obiettivo ecco di CAT Program è quello di rendere l'individuo in grado di affrontare e gestire un'aggressione violenta. Ok. E il nostro praticante deve diventare un incubo per il potenziale aggressore. Noi usiamo spesso uno slogan che è: la preda deve diventare il predatore. Infatti CAT Program, CAT, è l'acronimo dei termini Counter Assault Tactics, quindi tattiche di contrassalto. Ok. E che esprime bene questo concetto: la preda che diventa predatore. Questo CAT Program non è fatto di tecniche, è fatto di metodi di allenamento, di strategie e di mentalità combattiva. Ecco perché qualsiasi praticante di arti marziali potrebbe integrare questo CAT Program, perché renderebbe più pragmatica, più efficace l'arte che pratica, ecco, fondamentalmente. Hai capito, Gabri? Abbiamo il CAT Program qui. Mamma mia, una cosa meravigliosa. Ti fa paura, eh? No, mi incuriosisce. Ah sì, a te Nicky? Molto. Ma io vorrei iscrivermi al CAT Program. Hai visto, Roby? Un nuovo cliente. Perché ultimamente sono preda. Voglio diventare predatore. In tutti i sensi. In tutti i sensi. Adesso ci sentiamo questa traccia nuova di Neil Peart, Rock the Rhythm. Traccia nuova, appena uscita, Neil Peart, Rock the Rhythm. Questo è Caffeine, questa è Radio Splash, Vincenzo Carcione con Nicky, Gabri e l'ospite di questa sera qui su Caffeine, un insegnante di arti marziali, Roberto Andaloro. Ma che piacere veramente avere questo ragazzo. Io, è sempre stata una cosa che mi ha appassionato, ho fatto un sacco di sport, ma questo mi manca. Non è mai troppo tardi, no? E credo proprio di no. Una nuova cliente, Roby, eccola qui. Sì. Oggi hai beccato sono due clienti. Tu vuoi fare CAT Program pure tu? Mai. Non lo so, adesso te lo dirò alla fine. Fammi spiegare tante cose e poi okay, alla fine deciderò. Ok. Ma Roby, tu che arti marziali hai fatto? Allora, come dicevo, ho iniziato nel 90. La prima arte praticata è stata karate, con un maestro veramente formidabile, un vero talento, uno dei più forti maestri che io abbia mai conosciuto. Lo voglio ricordare, il maestro Radovan Bogojevic. Lo saluto, spero che mi ascolterà. Poi nel 98 ho iniziato a praticare altre discipline: Jeet Kune Do, arti marziali filippine, lotta a terra, arti marziali miste. E nel 2009, dal 2009, ho iniziato a studiare, e viaggio per questo anche all'estero, ho iniziato a studiare discipline e cultura samurai e ninja, che va sotto il nome di ninjutsu per l'appunto. Hai capito, Nicky, che poi c'è da vedere una cosa molto, oggettivamente molto chiara. È una cosa che non ti ho mai detto, Roby. In verità hai preso
i tratti somatici di tanti personaggi misti occidentali ed orientali e sembra che sul tuo volto si veda proprio questo coinvolgimento facciale di questi istruttori che nei tempi mi hai fatto vedere. Sì, sì, è così, è proprio così. Mi sembra ognuno di loro in qualche modo mi ha influenzato. L'ha forgiato. Sì, mi ha forgiato in tutti i sensi proprio. Adesso ho una scommessa da chiederti. Dobbiamo far diventare Nikki con i tratti somatici dei professori orientali ed occidentali. Si può fare? Ci vogliono secoli però, eh. Quanto tempo hai a disposizione? Guarda, ho 58 anni, vedi tu. C'è tempo. C'è ancora, c'è tempo? Sì, wow, c'è allora tempo. Cominciamo. Hai visto? Sentiamo cosa ha da proporci adesso la Joe. The Braxtons, The Boss, nella Masters at Work album mix. Questa ovviamente è una canzone di Diana Ross, The Boss. Vincenzo Carcione, Nikki, Gavri, Caffeine qui su Radio Splash con il docente di arti marziali Roberto Andaloro. Roberto, scusami, qui leggo ninjutsu. Sì, esatto. Per me che parlo tedesco, che cosa vuol dire? Ninjutsu è una via, un modo di, uno stile di vita. Praticamente non è altro che un insieme di pratiche che risalgono addirittura al medioevo giapponese, anche prima, che da un lato mirano a quella che è l'evoluzione mentale e spirituale dell'individuo, dall'altro lato hanno un aspetto prettamente pragmatico. Quindi da un lato abbiamo tutta una serie di pratiche per il controllo della mente, delle emozioni, per il lavoro introspettivo, dall'altro lato si ricerca l'efficienza totale in combattimento, cioè nel senso il corpo deve diventare un'arma e qualsiasi oggetto attorno a noi può essere trasformato in un'arma. Vuoi dire che divento un Robocop? Di più. Robby, ti faccio l'esempio di un film stratosferico che ha sbancato i botteghini. Parliamo di Kill Bill. Ecco, ti propongo la scena quando l'attrice è dentro la cassa, sottoterra, e con la forza del pugno apre, fa un buco sulla cassa sottoterra. Ecco, quello è una pratica che si può annoverare nel ninjutsu? Magari. In realtà mi piacerebbe, quando ho visto questa scena nel film, in realtà ho detto, beh, una figata. Però ti devo smentire, ho visto a D-Max, se non sbaglio, un programma, hanno fatto l'esperimento se fosse possibile fare questa cosa, addirittura con un braccio meccanico, e per la forza di gravità e il peso della terra non riuscivano a farlo. Ricordo la frase mitica di questo film, quando il docente dell'attrice dice: non sei tu ad avere paura del legno, ma è il legno ad avere paura di te. Ma infatti quel film, filosoficamente parlando, rispecchia abbastanza bene quella che è la mentalità nelle arti marziali. Okay. Anche se poi lascia licenza alla creatività artistica del film. Quindi. Nikki, prima o poi la romperai una cassa, no? Di legno. No, di birra. Quella è sicuro, una cassa di birra. Poi se ci vogliamo mettere pure il prosecco, ci mettiamo pure il prosecco, no? Però sempre cassa è, sempre una gran cassa. Beh, ma io non ho bisogno di romperla con il pugno, direttamente con le labbra. Robby, gliela facciamo passare? Sì, dai. Gabri? Ma certo, ovviamente. Per questa volta sì. Per questa volta. Vabbè, va, mi devo ridimensionare, ok? C'è un nuovo componente nello staff di Caffeine ed è Davide De P, che da questa settimana ci presenterà la track Ecstasy, ovvero la traccia di genere techno che stiamo ancora sentendo. In questo caso una produzione 2009 per Flux & Lola di Romance. Vincenzo Carcione, Nikki, Gabri e l'ospite di questa sera qui su Caffeine, il docente di arti marziali Roberto Andaloro. Roberto, senti, hai parlato di armi. Quali sono le armi che tu utilizzi nelle tue discipline? Utilizzo un ampio repertorio di armi. Si va dalle armi da taglio, quindi dalla katana classica giapponese, al coltello, che è più ad oggi è l'arma più pericolosa dopo le armi da fuoco. Poi vado a studiare anche armi a impatto, quindi bastoni lunghi, medi, corti, armi a catena, armi a corda, armi da lancio, proprio un ampio repertorio di armi. Ovviamente qualche mio collega qualche volta mi ha detto: vabbè, ma perché le fai? Mica vai in giro con la spada, no? Ma lo scopo non è questo, lo scopo è familiarizzare con più oggetti possibili, in modo tale che qualsiasi oggetto ci troviamo attorno possa diventare potrebbe una essere utilizzato come certo. difesa, persino il microfono che ho davanti in questo momento. Caspita! Nikki! Io ho paura, quindi meglio che sto zitto. Allora, ci sentiamo un disco anni 80. Ok.
dance di produzione italiana, 1983, Band of Jocks, Let's All Dance. Anche questa una traccia che ha fatto la storia della radio e della dance in Italia. Vincenzo Carcione, Gabri, Niki, Radio Splash e l'ospite di questa sera, l'amico, il docente di arti marziali, Roberto Andaloro. Roberto, senti, c'è un'arte migliore per la difesa personale, ammesso che ci sia un'arte nella difesa personale? Bravo, ci sei arrivato da solo. Allora, cito Bruce Lee, per rimanere in tema, e lui diceva sempre che non esiste l'arte migliore, esiste l'individuo. Cioè, nel senso, puoi allenarti tutta una vita in quella che ritieni essere l'arte migliore, ma se lo fai in modo sbagliato, con la mentalità sbagliata, non raggiungerai mai l'obiettivo. Ecco perché qui rientra in gioco CAT Program. CAT Program ti dà i metodi di allenamento, le strategie e la mentalità giusta per poter far funzionare l'arte che pratichi. Chiedo una domanda spassionata, personale: ma ritieni che Bruce Lee sia il più grande di sempre? No. No. Ah. Diciamo che è stato un personaggio all'avanguardia. Ok. Una persona molto molto intelligente, avanti nel, rispetto ai suoi anni, era veramente avanti. Ok. E ha influenzato molto il mondo delle arti marziali. Però non posso dire che sia stato il migliore, perché ce ne sono stati tanti. Secondo la tua opinione, il più grande? Non posso dare un giudizio in merito. Non c'è stato il più grande. Ok. Ma il tuo preferito? Devi dirlo. No, ci sono vari grandi maestri del passato mi hanno influenzato. Bruce Lee è uno di quelli che mi ha tanto influenzato, sicuramente, ma ce ne sono anche altri che sono stati altrettanto grandi, meno famosi, perché Bruce Lee è stato famoso per via del cinema, ovviamente. Certo. Do la cera, tolgo la cera. Il maestro Miyagi. Vincenzo Carcione, Niki, Gabri e l'ospite di questa sera, il docente Roberto Andaloro. C'è il 1210 di Sinistra che sta facendo girare questo disco del 1993, Dance to Trance, The Power of American Natives. Nella Club Mix, questa è Radio Splash, Vincenzo Carcione qui su Caffeine con Niki, Gabri e l'ospite, l'amico di questa sera qui su Caffeine, il docente Roberto Andaloro. E io al nostro docente preferito stasera chiedo: qual è l'età giusta per iniziare a praticare le arti marziali? Allora, diciamo che non si è mai troppo giovani e non si è mai troppo vecchi, nel senso che, per esempio, se parliamo di sport, nello sport già 35-40 anni già cominci a pensare a ritirarti, ok? Perché è basato esclusivamente sulla fisicità. Ma l'arte marziale, come diceva un altro grande maestro del passato, Masutatsu Oyama, l'arte marziale si basa sull'unificazione di mente, corpo e spirito, quindi anche a 50-60 anni ancora puoi essere efficiente. Ma il detto mens sano in corpore sano è sempre stato valido. Che bella notizia. Niki, ce la puoi fare? No, sono rientro nel range, quindi mi iscrivo. In calcio d'angolo però rientro, proprio così. Fallo laterale si chiama. Ok. Rigore è quando arbitro fischia. Appunto. Ha fischiato? Sì. Ha fischiato? Benissimo, rigore. Sentiamo cosa ha da proporci DJ Greg. Produzione di Faithless dal 2021, Nathan Ball, questa è I Need Someone, la traccia che ha presentato DJ Greg qui nello spazio Morphine. Vincenzo Carcione, Niki, Gabri, qui su Radio Splash, qui su Caffeine con il docente di arti marziali Roberto Andaloro. Roberto, senti, ma quali sono i benefici in termini fisici e psicologici? Bella domanda. Me l'hanno piappata a me. La domanda alla Niki. Allora, se praticate in modo corretto, i benefici in termini mentali, fisici e spirituali sono incalcolabili. Okay. Perché partendo dal livello fisico, il corpo veramente si trasforma in un'arma. E non sto usando una metafora. In termini mentali e spirituali, si acquisisce la capacità di controllare, gestire la propria mente, la propria emozione, le proprie emozioni.
Ecco. E si fa anche un cammino introspettivo che ti porta a cominciare a vedere la vita in altro modo, a leggere le cose in altro modo. Perfetto. Quindi è proprio una visione diversa anche di fare sport, cioè lo sport non solamente a livello fisico ma anche a livello mentale. Quindi bisogna avere già, secondo te, una predisposizione a fare questo tipo di sport, oppure ci si può avvicinare comunque? No, non è necessaria una predisposizione, perché le difficoltà a livello psicologico, cioè penso che il problema del controllo delle emozioni nella vita quotidiana sia un problema di tutti. E soprattutto sì. Anche l'autocontrollo. Assolutamente, quindi uomini o donne che siano hanno lo stesso problema, hanno la stessa difficoltà, e le arti marziali aiutano in questo moltissimo, anche perché gli allenamenti, gli addestramenti che vengono fatti con lo scopo non tanto di insegnarti la tecnica, quanto quella di aiutarti a gestire quello che c'è dentro di te. Quindi perché... in caso l'ira, tutto quello che noi abbiamo dentro, alla fine sicuramente... Tant'è che i maestri antichi dicevano sempre che non esiste nessun nemico fuori di noi. Nemico ce l'abbiamo dentro. Esatto. È vero. Quindi è continuamente dentro una battaglia contro se stessi alla fine. Io ho praticato kickboxing per un bel po' di tempo e ricordo molto bene che il mio insegnante era varese e mi diceva: la prima cosa che devi fare, scarica, perché scaricare la tensione, scaricare anche la mente umana, perché è piena di pensieri, quindi di emozioni, è quello che poi ti rende libero e capisci molto di più di te. È corretto. È vero, assolutamente vero. Come ho detto prima, è proprio un lavoro introspettivo. Perfetto. Cioè, praticamente la pratica fisica diventa solo uno strumento per raggiungere uno stato della mente. Perfetto. Quindi questo tipo di disciplina alla fine aiuta a fortificarti fisicamente e soprattutto mentalmente. Esatto. È un'ottima cosa, capito? Ci sto pensando seriamente. Credo, Roby, che l'aspetto motivazionale sia alla base della tua attività. Esattamente. A proposito di età. Il problema è questo. Parla con te, Vincenzo. Trattiamo l'argomento Nicky. Ok, vai. Il problema è questo: se c'è la motivazione ed è forte, non ci sono limiti, assolutamente. Okay. Quindi mi stai dicendo che io tra qualche mese potrei avere un Nicky in versione Incredibile Hulk. Io non ho detto che in un mese lo posso trasformare. In qualche mese. Diversi mesi, ok. Anni. Ok. Diciamo, siccome è un lavoro introspettivo, quindi ha a che fare con la mente, non è una cosa che si può cambiare dall'oggi al domani. Ecco. Ci vuole tempo. Molto tempo, credo, caro Vincenzo, e siccome ci vogliono anni, specialmente per me. Quando arriverò con la stampella, ricordati che la stampella può diventare un'arma. Assolutamente sì. Ah, visto. Roby conferma, quindi... A posto. Gabri? Ma io sono d'accordo, dai, una bella stampellata non ci farebbe male. Ma a chi? Solo. A tutti. Ah, ecco. Questa è una produzione appena uscita di Sean Finn, DJ Weedy, Moondark, Pasilda nella Cassim Remix, ma come sapete, per i più attenti, è una traccia di qualche anno fa, dei primi anni 2000, di Afromedusa. Ovviamente sto parlando di Pasilda, mentre qui siamo su Caffeine con Vincenzo Carcione, Nicky Gabri e il docente di arti marziali Roberto Andaloro. E adesso, Roberto, io ti faccio proprio una domanda tipicamente femminile. No, noi... anche maschile. Ma sai, noi donne di solito ci indirizziamo verso gli sport che poi alla fine ci aiutano a perdere peso, perché il nostro obiettivo è sempre quello di arriva l'estate, il bikini, bisogna mettersi in forma. Ma questo tipo di sport fa perdere peso? Già ride. Lui ride. Questa è una domanda spinosa. Tu. Lui ride. Perché? Io accetto questa domanda perché è spinosa, perché tante persone vengono a chiedere e mi dico, posso usare la frase in siciliano che usano loro? Mi vengono a dire, voglio allenarmi per scalare una picca panza. Addirittura. E io li mando via. Ho capito, perché con tutto quello che ci hai detto parliamo di motivazione e non parliamo di pancia. Cioè, sostanzialmente dico, allora, se vuoi dimagrire vai a fare fitness e vai da un buon nutrizionista. Direi. Qui abbiamo a che fare con un altro settore, cioè è chiaro che sì, l'allenamento ti porta a una
alla condizione, una condizione alla, certo, a una condizione fisica migliore, ma lo scopo non è quello. Certo. Cioè, non puoi venire a fare arti marziali. È un altro l'obiettivo, per cui. Chiaro. Allora vengo, siccome io voglio crescere la panza, vengo da te. Ma mi sa che con questo tipo di disciplina, più che perdere peso, diminuire di peso, diminuiscono anche le ansie, diminuisce tanta. Penso di sì. Come ha detto lui prima, si scarica molto. Si scarica. Sì. Robby, permettimi, diminuiscono le rotture. Sì, le diminuiamo in un modo o nell'altro. Drasticamente. Sia rotture fisiche che mentali. Soprattutto. Le togliamo di mezzo. Ok. From disco to disco. Disco del 1980 che Nicky conoscerà benissimo, Average White Band di Let's Go Round Again, traccia bellissima. Io ero qua che ballavo, quindi non mi hai visto che ballavo. Ah sì, certo. Dove ballavo? Vediamo, sul tavolo. Sotto il tavolo non riesco. Ad ogni modo, Vincenzo Carcione, Nicky Gabri e l'ospite di questa sera, l'insegnante di arti marziali, Roberto Andaloro. Aspetta, però volevo aggiungere una cosa. Sotto il tavolo non riesco ora. La capra campa. Certo. Ma quando e vado sotto il tavolo? Quando andrò da Roberto? Ah, pure sotto il tavolo ballo. Sì, ti vedo malintenzionato, Nicky, ma ultimamente sì. In queste due ore di trasmissione hai assimilato una così tale energia da ballare sotto al tavolo. Sotto il tavolo, perché Roberto dove la capra canta. Campa. Campa. E canta. E canta. Certo. Ok. Senti una cosa. Roberto, hai visto che c'è molto lavoro da fare su questi due soggetti a livello mentale, a livello proprio di scaricare Che c'hai preso? Per chi c'hai preso, Gabri? Tante tensioni. Comunque, l'effetto mentale già si sta avverando nella mia mente, quindi vedi? Robby è una vitamina solo ad averlo qui. Ecco, perfetto. Poi quando invece andiamo in palestra, voglio in palestra. Si dice palestra o qual è il rettangolo di, come si chiama? In termini orientali si chiama dojo. Come? Dojo. Dojo. Quando andrò sul dojo vedrai quello che succederà. Caro Roberto, questa è una domanda veramente importante, perché per noi analfabeti delle discipline che tu conosci bene, qual è la mossa che tutti dovrebbero conoscere per difendersi? Bella domanda pure. Anche questa, sempre a me. Due mosse. Consapevolezza di se stessi e situazionale dell'ambiente che ci circonda, e mentalità predatoria. Ecco. Bisogna diventare come dei felini. Wow. E allora, tanto per rimanere in tema di cat. Di cat, non per niente lo abbiamo chiamato così. Cat. Vedi? Concludiamo in bellezza, così. Certo. Concludiamo in bellezza, perché intanto sono due, però c'è una terza mossa che ti viene lavorando sul dojo, giusto? Ok. E quale sarebbe? Il coraggio. Il coraggio viene sviluppato. Robby, qui non puoi dargli torto, No, infatti fa parte di questa mentalità, di cui parlavo. E dicevi tu che noi siamo? Mi dicevi tu, Gabriella, che noi abbiamo mentalmente siamo persi, io e no, Vincenzo. Ma vedo che i benefici di questa vicinanza si stanno già sentendo. Gabri, ma vedo Nicky molto carico. Ma mai visto così carico, ragazzi? Come mai? Sei proprio interessato. Sarà l'energia spirituale che Robby qui starà trasmettendo, Così da preda. No, io credo che ha capito che fare questa disciplina lo farà diventare più figo. Rinvigorisce. Come l'hai capito? Come? Tesoro. Da che cosa l'hai capito tu? Intuito femminile. Wow. Non svalutare l'intuito femminile. E di femminilità la Gabri, ne ha. Ma ne grazie. Prego. Nicky, Gabri, si chiude anche questo appuntamento di Caffeine. Accidenti. Ma che peccato. Così interessante questa puntata. Interessantissima, molto. Soprattutto per Nicky. Infatti sono già pronto. Dunque, ho già scritto alcune cosette che mi servono per poi chiedere di nuovo in privato a lui. Però mi viene in mente una cosa. Ma se dovessimo trovarti o cercarti nei social, ti troviamo, sì? Sì, assolutamente, sia su Facebook, su Instagram, su YouTube. Potete cercare me personalmente, Roberto Andaloro, o potete cercare anche il Cat Program,
ci troverete dappertutto. Vedi il cat program, eh? Quindi questo al fine, Robby, di contattare il docente di arti marziali ai fini di lezioni private. Sia lezioni private che lezioni di gruppo. Perfetto, benissimo. Ma il cat program è lezione anche di gruppo? Soprattutto private. Private. Ok, ok. Di sicuro in questo appuntamento hai beccato in un colpo solo due clienti. Uno è Niki al 100%, la Gabri la sto vedendo valutare. No, ma anche se non si dimagrisce mi interessa lo stesso questa disciplina, poi, fa niente. E poi le dobbiamo fare confrontare? No, per cortesia. Non credo, dai, non credo. Se faccio il cat program divento un predatore io, quindi tu diventi preda. No? Ma guarda, non ti rispondo nemmeno. Meno male. Gabri, quando andiamo in onda? Allora, andiamo in onda il venerdì dalle 15 alle 17, il sabato, il martedì e il giovedì dalle ore 22 alla mezzanotte. Benissimo, noi ci lasciamo con questa traccia che farà parte anche di Cocaine a partire da questo weekend. Oscar P featuring Chris Herrera e DJ Mike T. Brown, Let's Get It, Vincenzo Carcione, Niki, Gabri e Roberto Andaloro vi augurano buon weekend con un cat program. Ciao ciao, buona ciao, serata. Ciao. I tuoi eventi con Vincenzo Carcione. Contatta Vincenzo Carcione 333 74 78 990.